Siamo qua con il presidente Paolo Balloni al termine di Follonica Cavorrano-Poggibonsi, terminata 2-0 per i biancorossoblù. Presidente, inizierei commentando subito la partita. Ma non è stata una partita, diciamo, bella da punto di vista nostro. Il primo tempo Poggibonsi ha fatto la sua bella partita, non ci riusciva a trovare gli spazi e si è avuto delle difficoltà. Poi il bellissimo gol di Sarri nel suo tempo ha sbloccato la partita e poi è stato tutto più facile. Via, complimenti al Poggibonsi. Noi insomma siamo consapevoli della nostra forza. Oggi in panchina c'era mezza squadra importante, quindi si è sempre detto il gruppo è il valore aggiunto di questa squadra, e questa vittoria insomma è importante perché ci rende ulteriormente consapevoli della forza e della qualità di questa squadra. Oggi forse era ancora più importante vincere, visto che su altri campi si giocavano match importanti. Ma noi guardiamo sempre il nostro percorso grande tranquillità e sappiamo che la società crede molto in questo progetto del Follonica Cavorrano per tutto il lavoro che stiamo facendo, quindi il nostro compito è di seguire la squadra, consigliarla, e il mister, lo staff tecnico, i calciatori fanno il resto, insomma, e questo, diciamo tra virgolette, è il loro lavoro e so diversi domini lo stanno svolgendo molto bene. I rinnovi di Pino prima, adesso Suare e D'Agata dimostrano che la società guarda al futuro. Sì, sono tutti ragazzi in gamba e cioè, volevo fare un complimento anche a Renato, perché l'anno scorso quando portò Pignat e Pino e Suare sono stati un valore aggiunto e si sta dimostrando anche in questo campionato. E poi il rientro di Rosicco e Grifoni, altri ragazzi fondamentali, la rosa, la difesa fortissima, insomma il portiere molto bravo, insomma ora non vorrei fare i nomi di questi ragazzi, però davvero è un gruppo importante e coeso e di tanta qualità, e ci permettono di guardare questo campionato in una ottica più che positiva. Guardando invece al prossimo futuro, mercoledì c'è un test importante contro il Livorno in Coppa Italia. Sì, il Livorno sta facendo bene perché si sa che è una squadra molto importante, rappresenta una città non da meno, quindi mercoledì prossimo qui allo stadio Mazzovizzi Mattini vedremo senz'altro una bellissima partita e noi dobbiamo cercare di fare al meglio perché il percorso di Coppa Italia ci piace seguirlo, continuarlo. Presidente, oggi abbiamo visto tanti colori, abbiamo celebrato insomma la giornata contro la violenza sulle donne, che giornata è particolare? Ma questa giornata che dà anche tanta tristezza, perché parlare di questo tema insomma con quello che è successo nei giorni scorsi, vedere queste ragazze che sono tra l'altro insicure in questo mondo complicato come è diventato, insomma non è certamente bello. Il baffo rosso e insomma i messaggi faranno parte di un percorso, però penso sia un discorso molto più grande e generale, forse il segno dei tempi di questi anni 2000, insomma non so quelli dei migliori, si è perso tanti valori e penso ci sia da lavorare molto per questo. Allora Presidente, ripensiamo al calcio, mercoledì ci diamo appuntamento con una sfida importante. Grazie mille Presidente. Grazie a voi, buona serata.